Ciao a tutti amici e amiche di Andy Channel, bentornati in un nuovo episodio dedicato a Desmond. Riprendiamo la partita nel 1615, dove l'abbiamo interrotta come sempre, dopo aver provocato una mezza guerra mondiale in Europa, dovuta alla mia ubriachissima, seconda guerra di, possiamo chiamarla, di dominio britannico. Perché le guerre di indipendenza ormai sono nel passato, ma abbiamo strappato moltissimo territorio agli inglesi e anche molte colonie, e alla fine l'Europa ci ha fatto una coalizione contro. Le abbiamo prese di santa ragione, ma abbiamo fatto ricadere tutto il peso della guerra sulla Danimarca. Scusate, sulla Svezia. Sulla Svezia. Quindi a noi interessa relativamente poco, adesso dobbiamo spendere un po' di denaro per ripagare i traumi di guerra, ma volevo utilizzare questo episodio a velocità 3 per consolidare, costruire una grande flotta e soltanto successivamente iniziare una metodica e precisa conquista del Nord e del Centro America. Perché comunque penso di poter dire che in Europa per un po' di tempo non ci espanderemo. Cercherò di rimanere fermo. Dopodiché, Holland e Brandeburg, scusate, Holland, Brandeburg e Burgundy, soprattutto Burgundy, saranno oggetto del mio desiderio perché voglio avere il controllo totale del canale della Manica e anche questo rientra nel mio progetto di totale dominio dei mari del nord. Ho parlato fin troppo e mo un'occhiatina agli stati, è tutto sotto controllo. Abbiamo a Tadoussac la pelliccia, quindi significa che probabilmente siamo quasi a metà della colonia, mentre Stadacona sta per arrivare quasi a completamento. Fra non pochi anni avremo il Canada, terza nazione coloniale di Desmond, che dovremo cercare di spingere il più possibile. Ok, 7 ducati al mese è tanta roba. Tuttavia il mio esercito non si è ancora integrato completamente, quindi aspettiamo di avere il massimo per poi abbassare il mantenimento, anche se credo che potremmo avere problemi di separatismo in East Frisia, accidenti, problemi abbastanza grandi addirittura. Iniziamo a portare i nostri uomini su questa provincia che non voglio perdere assolutamente perché è la mia testa di ponte in Europa, mi permette di fare claim, mi permette di fare tante belle cosucce, quindi assolutamente non va persa. Che cosa potrei fare? Dovrei ripagare un debito che è veramente tanta roba e non ce la faccio. Aspettiamo che la East Frisia si ribelli e poi abbassiamo il mantenimento. Che stati possiamo fare? Newfoundland? No. Wessex? Sì. Ok, e adesso andiamo a dare un'occhiata alla tech. Perché a parte la Diplo Technology, l'Administrative e la Military sono indietro nel tempo, quindi adesso non voglio sprecare questi punti. Soprattutto quelli amministrativi, mentre clero e nobiltà vogliono nuovi territori. Potrebbe essere il caso di assegnare qualche provincia dallo scarso valore. Le ho già assegnate tutte quelle dallo scarso valore, o quasi. Una al clero, una ai nobili. Ok, i nobili sono contenti, il clero non proprio. Aumentiamo magari dove ho già messo il clero la produttività. E dovremmo essere in grado di sistemare tutto adesso. Vediamo. Intanto ho un diplo libero che metto a migliorare le relazioni con la Svezia, che non dovrebbe essere molto contenta di noi. Ok, perfetto. Stati sistemati. Andiamo a vedere Nord America. Andiamo a vedere il Nord America, eccolo qua, abbiamo il Desmond Mexico, abbiamo 11.000 uomini in Desmond Mexico pronti per un attacco a questo punto a Totonac. Totonac, se devo tenere il mantenimento alto, lo potrei attaccare subito. Smettiamo di migliorare le relazioni con la Francia ed iniziamo a fare uno spy network. Oppure no, perché comunque posso dichiarare guerra. No, non abbiamo il casus belli, bisogna farlo. Ok, iniziamo a reclamare le due province di Totonac. E poi magari dobbiamo anche migliorare un po' il nostro. Dobbiamo migliorare un po' anche il nostro uomo. Il nostro uomo è l'esercito qui presente, i New Corkers.
il Canada Army piccolino, ma si fa, come dire, rispettare. Una cosa che non avevo notato, avendo conquistato le province della Gran Bretagna, abbiamo portato la power projection molto in alto e questo ci fa guadagnare nuovi punti diplomatici. Ottimo. Siamo al momento, oh no, siamo al momento l'ottava potenza al mondo. Ok. Una cosa che posso fare, visto che qui la ribellione è imminente, volevo abbassare l'autonomia, ma non posso. Va bene, non posso ancora. Intanto in East Frisia. Ecco qui, come volevasi dimostrare. Le ribellioni sono arrivate, riportiamo gli uomini a questo punto a Londra, visto che per un po' di tempo i ribelli in Frisia non romperanno le scatole. E andiamo a vedere se possiamo fare core. Aspettiamo. Potremmo fare un'idea difensiva, ma preferisco avere la tech. Land maintenance modifier al 10%, questo ci farà guadagnare un sacco di soldi, ragazzi. E anche qui potrei cambiare e mettere. No, nulla. Non mettiamo nulla, mettiamo da parte i soldi per recuperare i debiti e poi i soldi ci serviranno per investire perché dobbiamo iniziare a fare chiese, a fare laboratori, dobbiamo cercare di trasformare Desmond in una piccola fornace di produttività, visto che le guerre in Europa per il momento sono ferme. Ok, intanto potremmo tentare anche la strada dei claim sugli Huron, ci portiamo avanti e paghiamo questo debito, finalmente. Paghiamo questo debito, abbassiamo il mantenimento. Non ho abbastanza diplomatici per fare nient'altro. Il mio professionalismo militare purtroppo non mi piace. 14. Ok. Mettiamo il First Army che ovviamente, ragazzi, è Desmond Army. Mettiamo il Desmond Army di Bright Boy ad allenarsi. Facciamo aumentare il professionalismo di questi uomini che quasi quasi potrebbero diventare, ecco, facciamo 28.000. 28.000 uomini altamente professionalizzati mi piacciono, anche perché i soldi ci sono, quindi sfruttiamoli. Mentre invece i New Corkers magari dovrebbero mirare ad avere un po' di prime linee in più, tipo 10.000, 16.000 uomini potrebbe essere una buona soluzione. Altri stati, Newfoundland, Frisia, Quebec. La Frisia sì, possiamo trasformarla in stato. Il Quebec e il Newfoundland invece no. Però a questo punto a Manicouag dobbiamo mettere un altro colonist al volo, perché dobbiamo trasformare il Canada di una colonia da 10 abbastanza in fretta. Quando sarà una colonia da 10, più navi, più mercanti. Mercanti che al momento stanno trasferendo da Mississippi River e trasferiscono dove? A San Lorenzo. Sì, non vedo molta altra alternativa, onestamente. Vediamo se in Europa posso raccogliere. Ah, assolutamente. Cioè, no, no, non ha senso. Va bene così. Va bene così. Intanto London sta costruendo sempre navi. Stiamo parlando di navi pesanti. La nostra flotta pesante praticamente adesso ha 15 navi. Io prenderei la leggera e darei il Protect Trade nel North Sea. Mentre quella pesante magari lavora un po' di più sulle navi da trasporto, visto che voglio essere agile in futuro per sbarchi in Europa, eccetera, eccetera. E direi che siamo praticamente quasi pronti a una guerra contro gli Aztec, ragazzi. Wow, impressionante. Ehi. Fatemi controllare ancora. Il clero vuole. Il clero vuole development. È pazzesco. Miglioriamo le Orkney nella loro inutilità. Cultura norvegese, seriamente. E purtroppo non ho la cultura scozzese. Per quale motivo è uscita? Eh no, la devo reintegrare, ragazzi, quando avrò abbastanza punti per farlo. Fatemi
Forza, che le mie colonie devono migliorare rapidamente. Ok, intanto portiamo i nostri uomini in Messico, i New Corkers, a un livello un po' più alto e prepariamoci. 18 navi da trasporto. Perfetto, quanti soldi stiamo facendo? 8,52 per turno, nonostante gli allenamenti del Desmond Army, non male. Non male, ha già 10 punti di Army Drill. Molto bene, la tregua qua contro l'Inghilterra terminerà nel 28, quindi fra 10 anni, e fra 10 anni se riesco... Oh no, non riesco assolutamente, volevo vassallizzare gli inglesi, ma credo che invece dovrò fare un'altra guerra in cui magari prendo Cornovaglia, Essex, Norfolk, Lincolnshire, lascio loro il Galles e strappo il Brasile. E poi li ucciderò nell'ultima guerra. Può essere un'idea. Ok, va bene. Se sentite dei cigoli è il mio mouse che sta per tirare le cuoie. Sentite? No. Vabbè, niente, non si sente più, adesso che si è offeso probabilmente. Ok, Clero, rompi troppo le scatole, ti devo assegnare qualcosa di nuovo. Leichin. Assegniamo al Clero, cultura irlandese, era un'ottima città, ma almeno in questo modo il Clero non romperà le scatole. E magari riusciremo anche a strappare administrative support? No. Allora, i punti militari ce li ho nel 20, fra 2 anni. I punti amministrativi ce li ho nel 21. Ok, niente di eccezionale, però niente di male, dai. Intanto anche a nord contro gli Huron facciamo sempre dei claim, dobbiamo espanderci. Poi vedremo se New Desmond da sola o magari noi daremo una mano con l'esercito. Però prima si fa un altro claim su Totonac, oppure no? Chiedo scusa. Non capisco perché dovrei fare un altro claim, a me serviva semplicemente la scusa, il caso Sbelli. Perfetto, posso costruire l'università. Con 5 università inizio ad avere dei punti splendore. Mi servono. A proposito di Multicultural Nation, portiamoci la quarta cultura, la terza cultura accettata e dovremmo portarne a casa un'altra. Ora alziamo il mantenimento dell'esercito, i soldi iniziano ad arrivare finalmente. Questo significa che magari possiamo anche tentare un Improved Relation più 20%, è perfetto, e un Production Efficiency più 10%, va molto bene. Iniziamo a macinare punti monarchici come si deve, ragazzi. Davvero. Nuovo generale. E non appena abbiamo la tech 17. Vabbè, possiamo anche dichiarare guerra senza tech 17, onestamente. Wow. Impressionante. I nobili sono arrabbiati, ma guarda te che strano, rompi palle. Ok, ci siamo, dai. Sei 18 di 6 18, dichiariamo guerra a Totonac, che è alleato di Mystic. Non ho assolutamente idea di che cosa mi aspetti, anche Tarascane e Colima mi attaccheranno, però... Ragazzi, io penso di potermela gestire bene con i New Corkers perché ho ottima tecnologia. Ho le colonie che portano supporto dietro l'angolo. Non dovrebbe essere difficile. Vediamo. Ah, e a proposito, ora che abbiamo la tech, possiamo iniziare a fare i core nei nostri stati inglesi. Ok. Perfetto. Sembrerebbe tutto molto tranquillo per ora. Tanto più sciocca la cavalleria, addirittura. Ok, vedete che New Desmond comunque ha pochissimi uomini, ma ha il morale più alto degli aztechi, quindi figuriamoci il nostro. Che meraviglia, ragazzi, che iniziamo a prenderci il Messico nel 1619. Rischioso perché temevo che
Ci avrebbero pensato gli inglesi o gli spagnoli, ma non sono ancora arrivati. Notevolissimo. Ok, Messico è caduto, adesso Guatemala. Pensate ai poveri aztechi, qui che... Chissà cosa direbbero. Cosa direbbe lo Wewetlatoani in questo momento? Sarebbe molto, molto sconcertato, direi. Ok. Qui direi che c'è spazio ancora per due navi pesanti e poi ci dedichiamo soltanto alla flotta commerciale perché direi che la flotta pesante l'abbiamo portata a casa. E presto anche Tadoussac diventerà città, quindi il Canada diventerà colonia. Non vedo l'ora. Quanti altri aztechi devo prendere a calci qui? Fa vedere. Ah, tutta questa zona, che meraviglia. Se riesco a papparmela tutta, veramente faccio i salti di gioia. Eccellente. Desmond Canada, ragazzi, è semplicemente fantastico. Costruisci un mercato a Desmond? Sì, ragazzi, caspita. Cioè, io qui ho dei... Sono un po' una persona sbagliata e cattiva. Nel senso che non ho proprio costruito una mazza. Finite queste guerre devo iniziare a fare dello sviluppo economico spintissimo. Il fatto è che ho speso tutto il tempo a fare guerre per sopravvivere agli inglesi e in effetti le isole britanniche non sono molto ricche o sviluppate. Però adesso con le colonie avremo il denaro necessario da investire a casa. Mettiamola così. Ok, la nostra vecchia colina... Sarà l'ultima città a resistere, forse? Vedremo. Intanto vediamo se metto da parte i soldi. Sì. Assolutamente sì. Continuiamo a migliorare le relazioni con i francesi che ci danno questo meno 41 di aggressive expansion e vogliono Guachichil. Non me ne frega niente. Di cosa vogliono? Vogliono parte del Messico. No, è morto l'erede. Ma che palle. Un incidente di caccia. E ci nasce un 25enne 332. Ma dai, che due palle. Intanto nuova Desmond, il Messico di Desmond sta cedendo. Sta succedendo l'inenarrabile. Sì, però i New Conquerors, ragazzi, cioè, fanno del danno. Sono veramente dei bulli. Dai. Forza. Quanto tempo sto registrando? Questa volta ci sono arrivato per tempo a controllare. Ok. Credo che dopo questi due microassedi possiamo definire la pace ed espanderemo massicciamente il Messico di Desmond. Quindi inizieremo ad avere oro e quindi inizieremo ad avere più denaro da investire. Questo è ottimo. Ok. Ah, non abbiamo un diplo. Shit. Adesso sì. Totonac. Io direi, vediamo di non prendere tutta Totonac. Onde evitare l'ira funesta. Sì, sovraestensione... no, aggressive expansion come se non ci fosse un domani. Sovraestensione non ce ne frega niente perché va tutta a finire nel Desmond, Mexico. E adesso io direi portiamo i nostri New Corkers qui in mezzo. E suoniamo l'enable rebel suppression, ok? Anche se... vabbè, non fanno niente, va bene. Anche se adesso sarei tentato di portare l'esercito dei New Corkers a nord per la guerra contro gli Huron. Oppure contro Choctaw anche, perché vedete che è molto grande, molto estesa. Vedremo, vedremo. Intanto ho un colonist in più. Io direi di cercare di spingere sul Canada.
è importante per i mercanti e per le navi che possiamo costruire. E ora supporto, administrative support e military support. Ehi! Potremmo avere un production efficiency che costa la metà. No, non ce li ho i soldi. Military support, ok, perfetto. Uno e l'altro lo facciamo qui. Intanto, scusate, qui ho degli altri casus belli da recuperare, che poi vabbè, li sfrutteremo più avanti, ma per ora va bene così. Nuova tech, possiamo sbloccare un nuovo gruppo di idee. Adesso chiudiamo l'episodio andando a vedere, ma ci devo pensare. Sicuramente ho un'amministrativa, una diplomatica, potrei sbloccare le idee di influenza. Le idee di influenza oppure le economiche. L'influenza mi piace perché ho l'aggressive expansion che si abbassa. No, prendo l'influenza, ho deciso. E visto che sono... Vabbè, con la tecnologia no, non sono proprio avanti, però non ho vassalli. Posso aspettare, posso aspettare. Però sicuramente adesso un ottimo set di idee, quantità, esplorazione, amministrative, difensive, influenza. Ottimo per diventare una superpotenza. Guardate quanta roba c'è da conquistare ancora in Nord America e in Centro America. Lo facciamo nei prossimi episodi. Mentre se vado a vedere in Europa, devo tenere d'occhio la coalizione. Perché Francia 39, Brandeburgo 42, Polonia 36. Quando questo, tutto questo va a zero, ci conquistiamo i Paesi Bassi. E poi portiamo il porto principale da Mare del Nord a Londra. Amici e amiche, io vi ringrazio per essere rimasti con me e vi do appuntamento alla prossima.